ma fino a qualche tempo fa, come dire, l'intero mondo si avverte l'esigenza della solidarietà quando si percepisce un sentimento di giustizia, si avverte un sentimento di solidarietà quando si percepisce la repressione della libertà. Quindi la solidarietà è qualcosa di più ampio, che coinvolge diversi profili, delle nostre regole di convivenza civile, ma non solo delle nostre. Io vorrei ricordare che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale sono stati, come dire, alla luce di quel grave lutto e di quella grave tragedia che ha coinvolto tutti i paesi del mondo, la solidarietà, come dire, ha portato per esempio alla nascita dell'ONU. La solidarietà ha portato per esempio a concepire nella nostra Costituzione italiana l'articolo 11, che la Repubblica ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Oggi la questione non è solo quella di una solidarietà minoritaria, diciamo così, di un sentimento di solidarietà che è minoritario. Oggi il problema è anche quello che è pregiudicato o si sta pregiudicando, come dire, un'idea di convivenza che per noi sembrava assolutamente acquisita, dico noi, della generazione post-bellica, quello della pace.